Abruzzo e Molise, il problema osteoporosi interessa circa 200.000 donne over 60 anni e, come evidenzia anche il claim della terza edizione della campagna Il Piatto Forte, se non trattata questa malattia rende le ossa fragili come porcellana. Dopo la prima tappa abruzzese ad Avezzano, il 25 e il 26 giugno, dalle 10 alle 17, in piazza della Rinascita a Pescara, un team di specialisti è stato a disposizione dei cittadini per informarli sui rischi che corrono coloro che sottovalutano la patologia ed hanno effettuato gratuitamente controlli. La campagna di screening è promossa da FIRMO, la Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie dell'Osso, in collaborazione con Amgen. Il 27 giugno il camper fa tappa in largo Giambattista Vico a Chieti, il 28 in piazza Vittorio Veneto a Termoli e il 29 giugno in piazza Martiri della Libertà a Teramo. Il tour nazionale si prefigge da una parte di accrescere il grado di conoscenza su questa patologia silenziosa e sottodiagnosticata, dall'altra di sensibilizzare la popolazione sulle fratture da fragilità che possono essere evitate attraverso un'adeguata prevenzione fatta di semplici regole quali un'alimentazione corretta, attività fisica regolare e, se serve, un trattamento farmacologico tempestivo. Con un gazebo e un camper viene coinvolta la popolazione in diverse attività: informazione e prevenzione, grazie alla presenza di medici specialisti e nutrizionisti che rispondono alle domande dei cittadini, e alla distribuzione di materiale educazionale, screening mediante la compilazione di un questionario e con la valutazione gratuita del rischio di frattura attraverso la misurazione della densità minerale ossea da parte di personale specializzato. A bordo del camper viene utilizzato l'innovativo dispositivo ECOS, sviluppato da Ecolite, il primo sistema per la diagnosi precoce dell'osteoporosi attraverso un semplice esame ecografico rapido e accurato e senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia, ricorda che nelle due precedenti edizioni del 2017 e 2018 la campagna Il Piatto Forte ha toccato 13 capoluoghi di diverse regioni italiane, coinvolgendo nelle attività di screening più di 2.000 cittadini. Amgen è un'azienda chiara nella propria missione, ovviamente, quella di sviluppare farmaci biosimilari e in particolar modo farmaci innovativi che possano risolvere bisogni clinici davvero rilevanti, e noi riteniamo che l'osteoporosi sia una malattia rilevante, seppure sottodiagnosticata e diciamo così, nella quale il paziente non ha piena consapevolezza. Però siamo anche assolutamente convinti che il farmaco è l'ultima fase di aiuto per il paziente, che quindi la prevenzione sia un elemento fondamentale. Noi non possiamo trascurare che abbiamo bisogno di prevenire le malattie prima di scoprirle, poi dopo penseremo anche a aiutare il paziente a trovare le migliori soluzioni terapeutiche. Il professor Marco Gabini è il direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia dell'ospedale di Pescara, consigliere nazionale della Società Italiana di Reumatologia e docente della scuola di specializzazione in reumatologia dell'Università dell'Aquila. Che modo la Società Italiana di Reumatologia si occupa dell'osteoporosi e delle terapie innovative che riguardano questa patologia? Lei considera che fino ad oggi ci sono 4 milioni e mezzo di italiani malati di osteoporosi, tra cui 3 milioni e mezzo di donne e 1 milione di uomini, e che nei prossimi anni questa percentuale di popolazione tenderà sicuramente a crescere. E se lei prende in considerazione il dato epidemiologico del 2017, 566.000 fratture da fragilità, che hanno determinato una spesa globale di circa 9 miliardi e mezzo di euro, si rende conto come effettivamente bisogna riallineare il dato della sensibilità con il dato della razionalità, razionalità nell'allocamento delle risorse. Quindi assolutamente la Società Italiana di Reumatologia è in campo, è in prima linea, perché vuole portare il problema e vuole sensibilizzare le persone a curare le proprie ossa. È uno slogan che peraltro viene ripreso anche da altre campagne che la SIR ha varato, delle quali è patrocinante, per mettere al centro questa grande attenzione che va assolutamente nell'interesse dei cittadini e nell'interesse anche delle casse dello Stato.
La frattura osteoporotica generalmente è un fattore moltiplicatore di nuove fratture osteoporotiche. Quindi il soggetto che si frattura ha una probabilità crescente di avere altre fratture. E se lei considera che per quello che riguarda le fratture vertebrali, che sono molto diffuse, ma delle quali un terzo di esse è asintomatico, lei riesce a capire come di fatto quello che emerge è soltanto la punta dell'iceberg, perché gran parte delle fratture vertebrali si manifestano all'inizio asintomaticamente e, come le dicevo, possono poi creare le premesse per nuove fratture. Massima attenzione, la SIR è impegnata perché ha attivato, soprattutto nell'ultimo periodo, delle campagne nazionali di sensibilizzazione alle malattie reumatiche con i Reuma Days, che fanno parte della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie reumatiche, che vanno assolutamente diagnosticate nella loro parte iniziale, perché solo così riescono ad essere curate adeguatamente e abbiamo nuovi strumenti e tanti strumenti in più di prima. E un'altra iniziativa che ha coinvolto alcuni centri di anziani, che si chiamano malattie reumatiche no grazie, in cui vengono illustrate da medici specialisti in alcuni centri selezionati quelli che sono le malattie della terza età, e l'osteoporosi ovviamente fa parte di questo tipo di patologie. Considerando pure che esiste ovviamente una fetta di popolazione di età più giovanile che è coinvolta da osteoporosi, affetta da osteoporosi, perché questa osteoporosi generalmente è secondaria a malattie infiammatorie diffuse di tipo connettivitico nella maggior parte dei casi, che crea delle problematiche di trattamento che non fanno ancora parte di quei vari punti della nota 79 che analizza il problema e l'indicazione ad alcuni trattamenti. La dottoressa Carmelina Santilli è dirigente responsabile dell'unità operativa dipartimentale di ginecologia sociale centro menopausa dell'ospedale civile di Pescara. L'osteoporosi è una patologia che resta silente a lungo termine. Quali sono i segnali o i fattori di rischio che ne possono indicare la presenza prima della comparsa di segni clinici? Una malattia silente a lungo termine sicuramente devastante al momento della comparsa dei segni clinici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deputato l'osteoporosi come un'alterazione della struttura ossea con una diminuzione della resistenza dell'osso. È una patologia multifattoriale, a genesi e genetica, infiammatoria. Ricordiamo le infiammazioni croniche dell'intestino, quale il Crohn, quale la rettocolite ulcerosa, patologie croniche dell'intestino dovute a intolleranze, patologie legate ad alterazioni ormonali, a terapie secondarie a patologie oncologiche che vanno ad innescare un'inibizione dei recettori a livello osseo, malattie legate all'alimentazione scorretta, allo stile di vita. Quindi, come vediamo, la patologia è multifattoriale. Oggi la nuova medicina non è più la medicina della patologia d'organo, ma la medicina a 360 gradi. Pertanto, in tutte queste convenzionate, andrebbe attenzionato una osservazione sulla patologia dell'osso. I rischi si possono evidenziare ogni volta che un paziente esprime una certa clinica. La clinica ci deve indurre alla percezione del rischio, il rischio fratturativo, la valutazione, la diagnosi e la terapia. Per quanto appunto riguarda la diagnosi, come viene diagnosticata l'osteoporosi? L'osteoporosi, il gold standard della diagnostica è sicuramente la MOC. La MOC ci indica la massa ossea, il BMD ci indica la quantità di osso presente su quella paziente, con un numero che si avvale di un algoritmo chiamato T-score, che indica la quantità dell'osso di quella donna rispetto a una popolazione sana che esprime la massima quantità di massa nell'età fertile. Ma assolutamente importante attenzionare la perimenopausa e il postmenopausa. Ogni volta che la donna ha un arresto ormonale va assolutamente controllata la salute dell'osso attraverso non solo la MOC, dicevo prima, ma anche attraverso i marcatori biologici, in quanto
Nel momento in cui andiamo a fare la MOC, potremmo trovare una MOC sana, ma non è detto che il turnover osseo non sia iniziato, pertanto i marcatori umorali sono da evidenziare in tutti quei periodi in cui noi, in tutte quelle espressioni cliniche, in cui noi pensiamo che ci sia. Per esempio, anche nei giovani, i giovani che soffrono di infiammazione cronica all'intestino, andrebbe individuato in queste persone il rischio fratturativo. Oggi abbiamo delle tecniche, delle metodine semplici, di approccio, diciamo, rutinario per studiare il rischio di frattura secondo, diciamo, un protocollo chiamato FRA, che nella macchina che oggi, nell'apparecchiatura che oggi avete a disposizione, viene, diciamo, realizzato immediatamente. Il medico, è importante questo valore, in quanto è indipendente dall'attività dell'operatore, quindi lì viene, diciamo, un dato puro, un dato che viene valutato da un software che viene inserito nell'ecografo, pertanto noi sappiamo seriamente quella donna che potrebbe avere la patologia reumatica, che potrebbe avere un diabete, che potrebbe, quanto rischia. Per maggior riguardo per la donna in menopausa deve essere, cioè una maggiore attenzione deve essere sull'alterazione metabolica, perché lì dove c'è un'alterazione metabolica sicuramente c'è un'alterazione, una resistenza all'insulina periferica, un aumento della massa grassa e quindi un rischio per il fratturativa per l'osso. E come si può gestire l'osteoporosi? Bene, allora la gestione dell'osteoporosi si può fare molto bene. Si può fare con strategie di cura che hanno una ormai ben calibrata valutazione e validazione. Il problema è però questo, è che le terapie orali con i bifosfonati che rimangono all'interno dello scheletro per molto tempo, quindi si fissano allo scheletro e rimangono attive anche dopo la sospensione del trattamento, sono delle terapie che hanno un elevato indice di abbandono. Cioè il paziente, una volta che ha conoscenza del problema, comincia a fare la terapia, la fa per 3-4 mesi e poi l'abbandona. L'abbandona semplicemente per il fatto che spesso non vede ovviamente una risposta clinica. Chi è malato di osteoporosi, la risposta clinica a cui deve ambire è quella di non fratturarsi, ma proprio per il fatto di non percepire delle valutazioni cliniche soggettive porta presto ad abbandonare le terapie. Consideri poi che i soggetti dell'età di cui ci facciamo riferimento sono dei pazienti che spesso hanno altre cronicità e quindi sono politrattati e quindi tendono di per sé a ridurre l'impatto con i farmaci, e i farmaci che tolgono per primi sono purtroppo quelli dell'osteoporosi. E le nuove terapie, che ovviamente, come lei sa, richiedono un piano terapeutico, quindi sono utilizzabili e prescrivibili solo da centri selezionati, le nuove terapie sono riuscite a dare una svolta importante nella riduzione della possibilità di frattura, che è circa il 70% per le fratture vertebrali e circa il 40% per quelle della testa del femore. Credo che parola vada spesa anche per l'utilizzo del calcio e della vitamina D, che sono di per sé dei cofattori importanti nella gestione globale del trattamento. Quando ero bambino io ricevevo dai miei genitori l'olio di fegato di merluzzo, la vitamina D, che era un mezzo importante per consentire ai bambini, poi ai ragazzi, di raggiungere un buon picco di massa ossea, che generalmente si raggiunge verso i 30 anni di età. Lei sottolineava l'importanza della prevenzione. Quali sono gli ambulatori dedicati per poter prevenire e quindi poter controllare lo stato di salute e quindi prevenire l'osteoporosi? Bene, assolutamente c'è bisogno di orientare bene le persone. L'osteoporosi è una malattia che riguarda molte specialità mediche, non riguarda soltanto il reumatologo, però le devo dire che il reumatologo è la figura che è più pienamente coinvolta in tutte le dinamiche del ragionamento, della fisiopatologia e della scelta corretta delle procedure di prescrizione. E ne è coinvolto perché di per sé ha un'estrazione di tipo internistico, ma potenziata dalle conoscenze immunologiche che ha messo in campo per riuscire a sostenere tutti i nuovi farmaci che usa la reumatologia, ma che nei prossimi anni saranno a vantaggio di tutte le specialità mediche, su questo non c'è dubbio. Quindi noi nella nostra struttura abbiamo l'ambulatorio che è autorizzato alla prescrizione dei nuovi farmaci che saranno sempre più implementati, perché non c'è dubbio che la scienza consentirà di avere armi sempre più potenti. Però una cosa che le volevo, diciamo, confermare e ribadire rispetto al discorso che abbiamo fatto è che quello che conta molto è la compliance, cioè il paziente deve poi rispettare la prescrizione e i livelli di intervento di controllo
delle terapie che vengono messe loro a disposizione, e questo è fondamentale. Il nostro obiettivo è la prevenzione a 360 gradi, lo dicevamo, quindi tutti i medici, tutti dovrebbero cominciare a studiare e a fare prevenzione. Il nostro obiettivo è che questi 5 milioni di pazienti affetti da osteoporosi in Italia, di cui una grossa parte sono le donne, diminuissero. Vorremmo azzerarlo, lo so che non è possibile, però noi ci proviamo, e queste giornate sono delle giornate che indicano quanto la prevenzione possa portare, diciamo, un buon risultato a casa.